Qualche problema per il sottopassaggio carrabile di via Coppa di Bari realizzato da RFI per collegare il quartiere di Torriammare con il territorio di Necattaro in sostituzione del vecchio passaggio a livello e consegnato in gestione ai comuni in questione qualche mese fa appena. A segnalarceli sono alcuni automobilisti che percorrendo quotidianamente la zona ne lamentano una cattiva realizzazione. Le critiche si concentrano in particolar modo sul tratto più basso, quello di congiunzione per capirci tra le careggiate in pendenza che loro dire a causa di errate angolazioni farebbero strisciare il paraurti anteriore delle auto sull'asfalto con conseguenti danni alle auto stesse. A riprova delle loro parole, segni inequivocabili sono presenti sull'asfalto, segni che si concentrano in particolar modo nel tratto che procede in direzione Noecattaro. Va detto contestualmente che il rispetto del limite di velocità imposto, 40 km/h, potrebbe ridurre e di non poco il problema. Realizzato da Rete Ferroviaria Italiana, il sottovia lo ricordiamo, ha una carreggiata Data larga sette metri ed è dotato di marciapiedi laterali e impianto di illuminazione.